Sulla figura di Andrea Malatesti molto è stato scritto per quanto concerne il suo ruolo di governante. Vorrei ricordare in questa sede il volume di Pier Giovanni Fabbri, il terzo della collana Storie delle Signorie dei Malatesti, edito nel 1999, ma poco è stato studiato per quanto riguarda la sua attività di condottiero, che è intimamente legata a quella di governante. Oggetto di questo mio contributo sarà l'analisi di un documento inedito che ho rinvenuto recentemente, precisamente la conducta, l'ingaggio militare che Andrea Malatesti stipula con il re di Napoli Ladislao, integrando ovviamente questa fonte con altra documentazione che sto rinvenendo presso l'archivio di Stato di Fano, che come noto contiene l'archivio privato e dinastico della famiglia e che consente di instaurare questo rapporto tra centro e periferia. Brevemente ricordiamo Andrea Malatesti, quale signore di Cesena, poi entrerò nel merito del documento da me rinvenuto. Andrea Malatesti, nato nel 1373 e terzogenito di Galeotto I e di Gentile da Varano, viene comunemente citato nelle fonti come Malatesta e come tale appare anche nei registri contabili di Farnesi. Alla morte del padre, 1385, Andrea diventa vicario di Cesena, titolo riconosciuto dai pontefici Bonifacio IX nel 1391-1399 e da Innocenzo VII nel 1405. A seguito della scomparsa del fratello Galeotto Belfiore, 1400, Andrea erede dei vicariati di Cervia, Bertinoro, Mentola e Sarsina, territori che vengono ad aggiungersi alla città di Fossombrone, acquisita dal signore di Cesena nel 1388, su conferma di Leale Malatesti, vescovo di Rimini e commissario papale. Al pari degli altri membri della sua famiglia, Andrea unisce le responsabilità di uomo di Stato anche quelle onerose di condottiero, continuando l'ormai lunga tradizione militare che aveva abilitato i Malatesti come capitani di vettura pagati lautamente dai comuni e dalle signorie italiane. Vediamo brevemente in che cosa, dal punto di vista della politica estera, riguarda l'inserimento della signoria cesenale all'epoca di Andrea. Alla fine del XIV secolo la signoria cesenale malatestiana è già ampiamente inserita nel gioco politico italiano, a fianco del papato, dei visconti, di Firenze, di Venezia e di Napoli, che di volta in volta richiedono non soltanto la compagnia di vettura dei malatesti, ma anche il loro consiglio ed aiuto diplomatico. Nello svolgersi di un della Chiesa di Roma dopo l'esilio avignonese, l'affermarsi di Firenze e l'evolversi delle disordinate convulsioni degli ultimi giovini di Napoli, anche Andrea diventa parte in causa di questo gioco politico ampio. Nel 1408, infatti, a tutti gli effetti diventa suocero di Giovanni Maria Visconti, duca di Milano. Il signore di Cesena entra a far parte del Consiglio Ducale ed è valido sostegno risalgono due importanti documenti, uno che ho già edito nel 1997 nella rivista Romagna Arte Storia, in un saggio dal titolo Andrea Malatesti, capitano di vettura. Qui ho analizzato un partitario di entrate e uscite riguardanti la gestione finanziaria della compagnia di vettura allestita da Andrea. Un altro documento, quello che tratterò in questa sede, è il contratto di ingaggio tra Ladislao, re di Napoli, e lo stesso Andrea.
essere rimasto vedovo di Lucrezia Ordelaffi, si risposa con Polissena. Questo matrimonio è da un punto di vista politico importantissimo. Principessa di San Severino, legata da vincoli di parentela con Ladislao re di Napoli. Ne consegue che il signore di Cesena, così si esprimono le fonti archivistiche, diventa fidelissimus al re di Napoli e partecipe quale suo capitano di vettura nelle Marche meridionali. Approfittando della crisi provocata dal grande scisma d'Occidente per estendere i propri domini nei territori della Chiesa, Ladislao si presenta come defensor del pontefice romano. Insignito da Papa Innocenzo VII del titolo di confaloniere della Chiesa, il re di Napoli trova un ostacolo nella nomina del nuovo Papa Gregorio XII, che si avvale della protezione del casato malatestiano. Tuttavia la convocazione del concilio pisano per tentare una soluzione allo scisma riaccosta Gregorio XII a Ladislao, l'unico che in Italia avrebbe potuto difendere il pontefice romano. Lo stesso contrasto tra Malatesti e Montefeltro ha le sue radici nella diversa obbedienza ecclesiastica, essendo i Malatesti sostenitori di Gregorio XII e di Montefeltro dell'antipapa Alessandro V prima e di Giovanni XXIII poi. Persuaso da Luigi d'Angio, Giovanni XXIII, succeduto nel 1410 ad Alessandro V, si insedia a Roma con l'intento di spingere con più efficacia la guerra contro re Ladislao, al quale però si concede la possibilità di riprendere la forza e di impedire la marcia di Luigi su Napoli. Così che D'Angio, disilluso, ritorna in Francia, mentre Carlo ed Andrea Malatesti conquistano a nome di Gregorio XII quasi tutta l'Emilia. In queste convulse vicende che si inserisce la condotta di Andrea con re Ladislao, stipulata nel dicembre 1409 con i rappresentanti del re di Napoli, la condotta pone il signore di Cesena a capo di un contingente militare da impiegare nella Marca meridionale. Vediamo come incide la stesura di questa condotta nel territorio da lui governato, a Cesena e a Fano. Non dimentichiamo l'aspetto del governo consortile, cioè che i malatesti governino congiuntamente i propri domini qualora uno di questi sia assente. Andrea non è solo signore di Cesena, ma anche di Fano, qualora Pandolfo III si trovi in Lombardia al servizio dei Visconti. Il mestiere della guerra ha ripercussioni economiche imprevedibili per un signore condottiero come Andrea. Le spese crescenti legate all'allestimento di un esercito stabile costringono Andrea ad un vertiginoso aumento di imposte, ma questo a sua volta richiede riorganizzazione, ristrutturazione dell'amministrazione, razionalizzazione dei metodi di prelievo fiscale alle comunità soggette. Non a caso tra la fine del 300 e il primo 400 assistiamo ad un nuovo incastellamento, sia in Romagna sia nelle Marche. In alcuni casi i siti vengono fortificati ex novo, ma questa fortificazione ridefinisce i rapporti istituzionali all'interno della società malatestiana, che da quelle fortificazioni viene protetta, rende necessaria una nuova rete di castellani, impone altrettanti obblighi di manutenzione e di difesa dei castelli. Andrea Malatesti esercita una vera e propria fiscalità di guerra su tutti i sudditi indistintamente. Un documento del 1410 testimonia come Andrea ordini agli ufficiali della città di Cesena e di Fano che anche la nobiltà debba essere tenuta al pagamento del focatium, al versamento della rata straordinaria imposta per finanziare l'esercito malatestiano. Analoghe spese militari addossate alle comunità locali cesenate e fanesi ritornano negli anni di governo di Andrea fino al 1416, anno della sua morte. Le nuove istituzioni signorili necessitano di meccanismi di difesa e di offesa permanenti, di un esercito stabile costituito da militari di professione, e questa esigenza ha portato ad un'evoluzione nell'organizzazione del mestiere della guerra. Dai codici malatestiani e fanesi noi siamo a conoscenza come Andrea in realtà struttura la sua compagnia di Ventura. La compagnia di Ventura è una struttura organizzativa che si giova non solo di soldati, ma anche di economi, di segretari, ed esiste indipendentemente dagli organici che reputa. Questo
ne siano ancora sprovvisti. Quella che poi Andrea costituisce è una compagnia militare piramidale, organizzata in squadre, a loro volta suddivise in gruppi di lance, guidate dai caporali, ne cito alcuni, Antonio da Milano, Angelo dalla Pergola, Giovanni da Imola, Niccolò di Sansepolcro, che rientrano tra i fedeli di Casa Malatesti, ora combattendo al fianco di Carlo, ora con Pandolfo III e in questo caso con Andrea. La compagnia di Ventura Malatestiana esiste anche quando in esso ancora non è stato arruolato nessun soldato. Questo traspare chiaramente dai codici malatestiani. Attorno al condottiero rimangono in piedi le strutture organizzative della formazione, soprattutto quelle dell'amministrazione, spenditori, economi, cancellieri, segretari e tesorieri che tengono la contabilità e che in genere provengono dai rami dei mercanti. Andrea Malatesti sceglie Gioacchino Malagonella di Firenze, suo tesoriere di fiducia. L'evoluzione della compagnia di Ventura, organizzata e strutturata, porta anche ad una ridefinizione della figura e del ruolo sociale del condottiero, che Andrea rappresenta benissimo. Andrea esce dalla cliché del capitano Ruzzo, in quanto alterna l'esercizio delle armi e la pratica di un'educazione umanistica, documentata tanto nelle corti di Fano quanto in quelle di Cesena. L'esercizio delle armi è per Andrea non solo un mezzo di arricchimento, ricevendo un lauto compenso, vedremo migliaia di ducati dal re di Napoli, ma anche uno strumento di ascesa sociale. E questo è il caso di una nuova nobiltà in via di formazione che il duca di Milano, lo Stato della Chiesa, le repubbliche di Venezia e di Firenze e il regno di Napoli vedono di buon occhio, perché con i signori condottieri si va costruendo un centro più fedele di quanto non fosse la vecchia aristocrazia. I condottieri signori sono in effetti la nuova nobiltà e il prestigio che li circonda giustifica il loro status sociale. Non a caso nel 1408 Andrea diventa suocero di Giovanni Maria Visconti. Ora entriamo nei termini del documento. La condotta stipulata nel 1409 tra i rappresentanti del re di Napoli e Andrea contiene in 24 paragrafi minuziose prescrizioni riguardo ai diritti e ai doveri cui devono attenersi le parti in causa. La prima clausola della condotta fissa il numero dei contingenti che Andrea si impegnerà a fornire al re di Napoli. Ciò viene espresso indicando il numero dei fanti, 300, e 500 lance. La lancia rappresenta un'unità militare di cui è a capo un cavaliere munito di armatura pesante. Si tratta di una condotta mista parlando in termini militari, cioè comprende sia cavalieri che fanti, e la durata del contratto è suddivisa in due parti. La prima, nota con il nome di inferma, è il periodo di servizio pattuito, 4 mesi. La seconda è una fase successiva di tempo, durante il quale il re di Napoli, se lo desidera e se ne dà il necessario preavviso, può trattenere ancora in servizio Andrea con le sue forze. Quest'ultima parte del periodo, sotto contratto, viene chiamata di rispetto. Andrea ha un impegno prorogato per altri 3 mesi. L'introduzione di tale opzione è certamente un modo per limitare la carenza di continuità nel servizio delle compagnie mercenarie e per dare maggiore durata ai contratti stesso. Un elemento basilare della condotta, e direi questa è la parte più interessante, riguarda il compenso che nei primi anni del 400, nell'epoca in cui Andrea si impegna con il re di Napoli, conosce una flessione. I soldati e i condottieri vengono pagati meno rispetto ai mercenari del 300. Due sono i sistemi impiegati per stabilire il pagamento dei salari. Una è la cosiddetta provvigione, la somma globale che Andrea riceve come condottiero e proporzionata all'entità numerica della compagnia che viene assunta per contratto, ma anche una somma
mensile al capitano è proporzionato alla forza effettiva della compagnia, quale risulta dalla verifica fatta con l'ispezione degli ufficiali pagatori e non alla forza stabilita dal contratto. Un'altra clausola che viene contemplata, con cui ovviamente si ricompensa il condottiero e i suoi ufficiali, la condotta prende in considerazione la questione finanziaria della prestanza, un anticipo che Andrea riceve sia per l'equipaggiamento dei suoi soldati che vengono prelevati dal territorio romagnolo e marchigiano, conosciamo di tutti questi soldati il nome, il cognome. L'archivio privato di Casa Malatesti contiene registri, le cosiddette mostre, dove sono documentati tutti i meriti dipendenti dei Malatesti, e di questo ne abbiamo un esame dettagliato. Ma l'anticipo, che in questo caso consiste in un quarto o in un terzo del soldo pattuito per il periodo iniziale del servizio, è anche una garanzia della buona fede che il Regno di Napoli nutre nei confronti di Andrea. Andrea dovrà restituire questo prestito, ricevendo ovviamente un soldo mensile ridotto fino a quando il debito non verrà estinto. Una volta reclutati i soldati, compito successivo dell'amministrazione malateschiana è quello di compilare i registri di immatricolazione con la descrizione dettagliata di ogni combattente e di ogni cavallo. Di fatto tali registri saranno poi usati per le ispezioni sul campo e per il corretto pagamento del soldo. Un'altra clausola è l'obbligo che Andrea ha di passare regolarmente le sue truppe, le cosiddette mostre. In questo caso Andrea riesce ad ottenere, almeno in tempo di pace, una maggiore flessibilità temporale nel fare la mostra militare ogni trimestre. Ultima parte della condotta è la divisione del bottino, accordi per la divisione del bottino e dei prigionieri tra Andrea e Napoli. Riguardano proprio la parte terminale del contratto di ingaggio. In linea generale si stabilisce che ad Andrea e i suoi uomini spettino i beni mobili di cui riescono ad impadronirsi, mentre al Regno di Napoli, allo Stato committente, vanno gli immobili, le mura e le fortificazioni. Qualora i ribelli al Re di Napoli cadano prigionieri, devono essere consegnati alla predetta autorità, la quale ne richiede il riscatto. Per il resto, il contratto di ingaggio si articola in una serie di clausole relative ai poteri di Andrea Malatesti sui suoi dipendenti. Gli si riconosce una piena autorità giudiziaria, all'obbligo delle ispezioni e dell'aggiornamento delle registrazioni di uomini e cavalli, all'esenzione della compagnia da imposte e pedaggi, alla disponibilità di alloggi, di legna e di paglia per i soldati. Oltre al soldo, l'aspetto più importante dell'organizzazione militare è il ventovagliamento, la provvista di generi alimentari, armi, abiti e cavalli, e le due realtà, il compenso e l'approvvigionamento, sono in una certa misura congiunte. Più volte Andrea paga i suoi soldati in natura, in quanto il suo Stato non ha sempre un servizio di rifornimenti in grado di far fronte alle necessità di un grosso esercito, ma i sudditi sono obbligati a vendere ai soldati viveri a buon prezzo, e qui abbiamo diversi suoi decreti contenuti nel registro 5 della serie dei codici malatestiani. Dalle fonti poi risulta che gli uomini d'armi possono addirittura fare acquisti a costi agevolati, e così le autorità competenti sono costrette a porsi il problema della fornitura, obbligando le comunità locali a sovvenzionare in natura le spese belliche. Per tutta la durata del contratto, Andrea resta sempre sotto l'occhio vigile dell'autorità del Re di Napoli, la cui preoccupazione principale è naturalmente l'esito delle operazioni belliche. A svolgere la funzione di controllori, come risulta dall'ingaggio, saranno due commissari eletti appositamente dall'Audislao, originari di Napoli. Contratti come questo, stipulato con il Malatesti, sono consueti nella realtà militare del 400 e risultano essere la formalizzazione di un sistema già in uso di incremento delle compagnie e supportato da un'intensa attività diplomatica nei confronti di un signore condottiero quale fu Andrea Malatesti. In base agli accordi stipulati, dal 1410 in poi Andrea si spinge nella Marca meridionale, dove al suo fianco si schierano i cordelaffi di Forlì, i chiavelli di Fabriano, gli
Brestiani e l'abitudinaria slealtà di re Ladislao spinge saggiamente Andrea, insieme ai suoi sostenitori, a stipulare la pace del 1415 con i migliorati di Davarano, la città di